Alessia, voi siete nati come trastullo pomeridiano, perché insomma una città non ce l'ha, come dire, prendiamo il torpedone e andiamo a vedere questo e quello e quell'altro. Poi però cosa è successo? Successo che questo trastullo è stato particolarmente sentito, e il fatto che sia stato particolarmente sentito ci ha convinto a renderlo più strutturato, quindi con la costituzione di un'associazione che ha delle finalità legate alla valorizzazione del patrimonio nostro, territoriale, quindi tutto quel che dal nostro territorio di buono esce, e ci ha convinto anche per esempio a immaginare un viaggio in Trentino, quindi dalla domenica, dal trastullo giornaliero pomeridiano, andremo a fare un trastullo di 3 giorni, insomma non è male, non è male. Ecco, cosa avete in mente al di là insomma di muovervi sulla degustazione, sulla valorizzazione del prodotto tipico? Vi volete allargare anche per raccogliere maggiori consensi, per farvi conoscere di più? Noi abbiamo notato comunque una grande partecipazione anche oltre i confini cittadini, perché insomma poi in questa città evidentemente c'è molto da fare e c'è anche molta capacità di risposta, ma anche oltre i confini cittadini abbiamo ricevuto degli ottimi feedback. Questo ci convince, ci fa immaginare collaborazioni ovviamente con altre organizzazioni, ci fa immaginare una nuova edizione ovviamente di una Domenica Fuori Porta che potrebbe partire nel prossimo autunno, e allo stesso tempo ci fa pensare, perché no, insomma, di lavorare un po' su tutto il territorio regionale e di coniugare non soltanto il prodotto, la conoscenza del prodotto enogastronomico, ma anche per esempio del patrimonio artistico. In fondo parliamo comunque di espressioni della nostra terra che, perché no, possono essere messe insieme offrendo un trastullo che sia completo a 360 gradi. Questo da soli, per vostra buona volontà, senza fondi pubblici o risorse pubbliche? Ancora no. Ecco, voglio dire, però insomma male non farebbero. No, è stato perché no, insomma sarebbe bello chiaramente avere anche un sostegno, ci consentirebbe di fare ancora molte più cose, quindi insomma per carità, insomma, l'associazione probabilmente ci darà la possibilità magari di partecipare a bandi o di immaginare progetti ancora più importanti, ma devo dire che anche così questo trastullo, poi tu lo sai, siamo colleghe, io e Marco siamo 2 giornalisti, siamo stati evidentemente flessibili, e perché no, forse la flessibilità potrebbe essere premiata. Di darvi da fare, di reinventare qualcosa, sì, in un periodo insomma dove questa professione ha grandi difficoltà, dove ci sono redazioni che chiudono, dove tutti chiudono, insomma dove c'è difficoltà anche avere un po' d'ossigeno intorno. Io penso che bisogna crederci nelle cose, bisogna credere in se stessi e non bisogna arrendersi. Questo trastullo, come tu l'hai chiamato, mi piace, lo utilizzerò, anche a livello comunicativo secondo me funziona. Questa cosa che tu mi dici mi fa pensare che comunque noi possiamo dare di più, non bisogna mai fermarsi secondo me, anche se queste 8 uscite sono state un gioco, comunque noi ci abbiamo creduto e ci vuole il tempo per le cose, per cui alcune cose succedono all'improvviso, altre invece hanno bisogno di più tempo, forse questo è il caso, e noi siamo pronti a investire il nostro tempo, le nostre energie e la nostra gioia. Grazie ai fuoriportisti, perché sono l'anima poi di una Domenica Fuori Porta.